Lorini, ancora dietro per Jacoponi, pressione blanda del Prato dello Stelvio, ora invece il solito Gander che ha tantissima benzina alle gambe, ancora Gander, uno contro tutti, che bel giocatore questo Gander, ancora Gander, prova ad andare addirittura, tunnel giù, calcio di rigore, no, punizione, punizione per il Prato dello Stelvio. Gander voleva qualcosa di più, comunque, calcio di punizione, fallo al limite, Gander giocatore che ha dei colpi, ragazzi, ve l'avevo segnalato, me lo ricordavo, buon giocatore questo Gander, classe 96. Sì, 96 Gander. Si rumoreggia sugli spalti sicuramente. Attenzione. Attenzione, c'è stato un conciliabolo ed è rigore. È rigore, quindi il Parma ha deciso dopo un conciliabolo, credo anche con l'arbitro, con grande onestà i giocatori del Parma si sono accusati del fallo in area di rigore, credo Bruno, il capitano, con un grande gesto di fair play. Attenzione, Gander contro Sepe, Gander rete. 2-1, il gol di Gander a Colce e Prato dello Stelvio. Ed è, devo dire, una bella soddisfazione per questi ragazzi. Al 22esimo Gander su rigore. 2-1. Fa tutto molto bene da Gander. Palla nell'angolo alto alla sinistra di Sepe. Minuto 22, Gander.